Amici di Televarazze, buonasera ed eccoci sul Molo Marinai d'Italia con il cameraman Giuseppe Codino che mi sta riprendendo. Siamo qui per proporvi la terza edizione di Pesca e Frisi, che è una iniziativa oramai che si ripete da 3 anni, una collaborazione tra la pesca sportiva di Varazze e la protezione civile, che ha montato tutto questo stand con questi tavoli per dare la possibilità alla gente di sedersi. Propongono il pesce pescato e fritto dall'associazione appunto di pesca sportiva di Varazze. E ora andiamo a vedere un momento nel Sacra Santorum, in cucina, che cosa stanno preparando. Siamo arrivati al banco dove la pesca sportiva espone un po' il pescato nostro, proprio questo di rimpetto, quello a chilometro zero. E troviamo qui a questo banco il presidente di questo bellissimo sodalizio, Alberto Patrucco, al quale chiediamo. Allora, questa è la proposta vostra per questa sera, vero? Sì, noi non facciamo altro che proporre qualche pesciolino, pesci del nostro mare. Un esempio di vedere qualcosina, perché tanti vengono giù, vanno nelle pescherie e vedono le acciughe, le sardine, gli sgombri, magari che vengono dal Portogallo, certo, ma non vedono certi pesci. Il nostro pesce. Ecco, certi pesci che noi facciamo vedere per curiosità. Per informazione. Per informazione. E la stessa cosa che poi facciamo un po' più in grande al 29 con la pesca umana. Ora stasera noi non abbiamo fatto altro che dare una mano agli amici della Protezione Civile, che fanno un servizio di volontariato meraviglioso, e stamattina siamo andati in mare, abbiamo pescato principalmente bughe, principalmente questi pesci qua. Sì, che sono un po' i nostri pesci. Esatto, anche perché si prestano molto bene per la frittura, le abbiamo pulite, le abbiamo tagliato tutto, le abbiamo anche tolto le squame, sì, sì, scagliate al massimo, le abbiamo portate qua e le hanno fritte in cucina, le stanno facendo oltre acciughe, cos'è l'altro. Pensate che stamattina siamo passati dal Persegà, Franco Valerga gentilmente ci ha dato una cassetta, ci ha regalato una cassetta d'acciughe, le abbiamo pulite al momento e le abbiamo portate qua anche quelle da friggere. E vai. Perciò i fratelli Valerga, come sempre, sono veri amici, sono veri amici. E sono dei veri pescatori. Esatto. Professionisti. Senti, da chi era venuta questa idea qui, prima idea per fare un'operazione di questo tipo? Allora, l'idea era partita 3 anni fa da vice sindaco. E un giorno ci ha chiamato, dice: guardate, alla sera non potreste venire a pescare qua davanti, che poi friggiamo sul molo i pesci? Il primo anno ci abbiamo provato, poi ci siamo accorti che pescare i pesci, portarli in terra, pulirli e friggerli veniva le 11 di sera e allora non si riusciva. Allora abbiamo adottato da 2 anni la formula di pescarli alla mattina e portarli praticamente a metri zero, perché li abbiamo pescati proprio qua davanti. L'abbiamo puliti, scagliati, messi nel ghiaccio e stasera sono pronti da friggere. E c'è la possibilità di portare un po' di pesce, altrimenti era diventata una cosa un po' impossibile da effettuare. Comunque l'idea è grazie a
vice sindaco, lui, dall'amministrazione. Esatto, dall'amministrazione, che ci ha dato una mano, e siamo, e poi i volontari della Protezione, certo, Civile, che noi conosciamo, Lorenzo hanno Romano, ma anche tutti gli altri sono meravigliosi, ci mettono del suo e si stavano facendo un bel mappagliolo, a friggere di bene, contrariamente all'anno scorso che abbiamo preso una burrasca, c'è stato pochissimo, sì, affluenza di gente, fino adesso è due ore che c'è, sì, la coda, perciò vuol dire che sta andando bene, che finiscono tutto, anche parte, i nostri pesciolini. D'altra parte mi pare giusto che i nostri ospiti questa sera abbiano la possibilità di vedere quali sono i pesci del nostro mare, quei pesci che possono, diciamo, mangiare tranquillamente tutti i giorni. Sono tutti sul pesci, nostro pescato, certamente. Tutti pesci buonissimi. Tutti, ecco, l'unico che non è buono da mangiare è il povero pesce lucertola, che, e questo qua è uno dei pochissimi pesci mangiabili, perché questo è proprio, non si mangia. È un predatore abbastanza diffuso e non si trova in pescheria perché chiaramente non è commerciabile. Oppure la castagnola rossa, che anche questo è un pesciolino, noi le prendiamo solo ed esclusivamente per far vedere, manco i gatti lo mangiano perché è abbastanza duro, è il classico pesce da relitto. Se uno, un subacqueo, va sulla testa di un relitto, trova tutte queste castagnole rosse che girano in giro, e questo è abbastanza diffuso da noi, però è un pesce di curiosità, non certo curiosità. Mentre invece quelli, diciamo, comunemente consumati, pesce, il pagaro, il pagaro, il pagello, pagaro e pagello sono buonissimi. Questo, il pesce pettine, questo è ricercatissimo, questo qua è una bontà, meglio della sogliola. Questo è il classico pesce pettine, un pesce assù, come si dicono noi qua in Liguria. Viene anche più grande questo pesce? Viene un po' più grande, non di molto, ma viene il doppio di questo comunemente. Questa è una femmina tutta rosa, e purtroppo sono pesci che diventano sempre più rari. Questa invece è la buga, che sarebbe la maggior parte dei pesci che abbiamo pescato stamattina e che sono finiti nel fritto della Protezione Civile, la classica buga, e questo è il pesce che si lascia catturare più facilmente. Eccoli, le bughe bastee. La bastea, aspetta un po', guardavo se c'avevo una bastea da farti vedere, ma non ce n'è, è diventata rara, non ce n'è, non c'è bastee, non ce n'è, sono tutte bughe qua, niente. C'è una menola che è della famiglia della bastea, questa è una menola. Questa è della famiglia delle bastee. Anche questo è un predatore. Non per niente la bastea, che a Savona si chiama cioccola, a Genova è la menuacea, e questa è la smaridda. Ogni paese che passi cambiano nome i pesci. Però il pesce è sempre lo stesso. Esatto. Ecco, questo grande, parlami di questo. Questo qua è un pesce balestra. È un pesce tropicale che ho già fatto vedere altre volte. Un pesce che si è infilato, si dico proprio infilato, nei nostri mari da una 30-40 anni, non prima, e ha una dentatura notevole. Proprio una dentiera. Proprio una dentatura notevole. Che questo qua, ai suoi posti, gli serviva per frantumare la barriera corallina. Qua invece frantuma i nostri ami, perché quando lo peschiamo facilmente ci trancia via tutta la lenza e via. Le cozze, esporta, se le mangia le cozze e tutto quello che trova. Pesce molto vorace questo. Ecco, però questo non è un pesce autoctono, no, nostro. Assolutamente è un pesce, no, che è arrivato col, è arrivato, tempo, è arrivato, perché come, è un pesce tropicale questo. Esatto, come il barracuda, come tanti, il serra, tutti i pesci che sono arrivati negli ultimi anni dietro le navi da crociera. Però qui a Varazze li troviamo anche qui davanti. Questi sono principalmente a Varazze. Esatto, che noi da Voltri venivamo a pescarli a Varazze. Questo è un buon pesce, come carne, carne bianca, bella soda, è ottimo come pesce. Noi ne teniamo uno così da far vedere per curiosità. Questi, qui, questi, questi sono rombetti, i famosi rombi della Vila Arba. Questo è il pesciolino che ha la Vila Arba, c'è, cioè, proprio pieno di questi. Tutti i rombotti. Tutti rombotti. Sono molto buoni questi. Della, buoni, ma purtroppo hanno poca carne. Sì, ma chi ha pazienza qua mangia un pesce meraviglioso, buonissimo, meglio della sogliola. E sono della famiglia delle sogliole. Esattamente. Questa è la famosa donzella, la donzella colorata, piccolina, esatto. Anche questa qua a 2 metri di fondo si trovano, si riescono a pescare tranquillamente.
appena pescato hanno dei colori bellissimi, vero? Bellissimi, questo è un maschio. Si vede la femmina ha due colori solo, il maschio ne ha quattro. E lì anche quelli sono tutti maschietti. Bene. E questo qua, facciamo vedere, ecco, morto e vivo. Questo è un murice. Questo appena pescato, vedete che c'è ancora, come si dice a Genova, il leppego sopra, okay, tutta questa erbetta. Non è pulito. E dentro ancora l'animaletto. Mentre questo ormai è secco. Questo è una specie di lumache. È una specie di lumaca che è una bontà per il sugo. Per fare il sugo qui. Tirare fuori l'animaletto, toglierci la parte dura e poi viene un sugo meraviglioso. Questo in italiano si chiama murice. Qua a Varazze lo chiamano skijun. Skijun. E a Seno lo runsesu. È il sugo del skijun, o le nome del skijun, esatto. E anche del runsesi a Seno, il bugno stesso. Detto, qua è. Questo è rimasto attaccato, che si stava mangiando il boccone, attaccato all'amo è rimasto, eh. Si mangiava il boccone questo qua. Poi si è chiuso, ormai è morto. È rimasto lì. Bene, questo qui è tutto. Quelli da scoglio come sono? Ecco, e queste non sono altro che le stelle marine, ma da vedere bene, non sono le stelle marine quelle che noi, guai chi le tocca, le proteggiamo, quelle da scoglio bellissime. Queste sono stelle che sono una pestilenza. Quando passano sul fondo, queste qua, qua hanno la bocca e queste sono tutte zampette, passano velocemente e mangiano tutto quello che trovano, comprese le uova dei pesci. Ecco. Passano di solito verso febbraio-marzo e quando si pescano noi le prendiamo con l'amo perché mangiano anche il nostro boccone. Passano sul fondo, pensate che una stella così è a quattretti quando è viva perché è alta così, adesso è secca. Questa qua addirittura sarà 6-7 etti perché sono gonfie così. E mangiano in continuazione, ci distruggono le uova dei pesci. Passano sul fondo con queste zampettine, camminano e cose. E queste sono stanziali, le abbiamo no, qui? No, no, no. O no. Sono in transito? Passano. C'è un passaggio? Durante l'anno se ne può periodo? Prendere una, sì. Febbraio-marzo. Febbraio-marzo transitano. Febbraio-marzo quando c'hanno proprio il passaggio. Durante l'anno non se ne... Una si può prendere che magari è rimasta indietro, ma se no no. Il passaggio è proprio... Poi invece orate e mormore le facciamo vedere solo in fotografia. Perché? Le mormore e l'orata, quando le prendiamo, ce le mangiamo. Non le mandiamo, bravo, ce le mangiamo. E non le mettiamo sul banchetto a prendere. No, non fanno prendere. Tempo ad arrivare qui. No, non è... Allora noi facciamo vedere solo la fotografia. Bene. Poi facciamo vedere un po' l'attrezzatura. Prima sono arrivati parecchi bambini, prima di mangiare, poi chiaramente hanno cominciato a mangiare e allora si sono messi. E allora facciamo, abbiamo fatto vedere un po' di canne, un po' di attrezzature, strumenti, palamito, pesca, esatto, certo. Fatto vedere tutto, adesso si sono messi in coda per mangiare il fritto della mattina, perché sennò restano senza. Questa sera, al contrario dell'anno scorso, mi sa che vuotano tutto e sono molto contento per bene. Loro, perché noi lo facciamo per supportare la Protezione Civile e collegata alla Croce Rossa. E questa serata la facciamo anche per quello. Siamo molto contenti che riescano a tirar fuori qualcosina. Via. Bene, ringraziamo Alberto Patrucco. Avete capito che presidente è un presidente bravo, diciamo, appassionato veramente, perché il modo col quale illustra e parla di queste cose si può capire quanto amore per questa pesca e per questo mare, vero Alberto? Certo, quello c'è, è innato, uno ce l'ha o non ce l'ha. Certo. Però dico, è un peccato che i bambini che stanno tutto il giorno attaccati al computer non cominciano ad amare un po' il mare. Personalmente io ce ne porto tanti. Prima sono venuti già, mi hanno già impegnato domani e dopodomani e li porto al mare a fare un po' la pesca. Una pesca sì, da poco. Bisogna diciamo. Farlo, perché loro. Vedere un po' se riescono a prendere. Compito nostro, certo. Se poi riusciamo a portare qualcuno a conoscere di nuovo il nostro mare, che adesso lo conoscono tutti per fare il bagno, ma per sapere come ha la vita sotto, molti non li conoscono. E poi vorrei sempre dire una cosa, noi i pesci li prendiamo per far vedere, ma non è che distruggiamo il mare. Certo. Quei pesciolini morti li buttiamo ai polpi, perché il polpo, ritornano poverino, che non mare. Ha più da mangiare, aspetta altro che i nostri pesciolini. Tutti quei pesci lì finiscono in mezzo a quegli scogli. Torneranno e vedrai, in mare. Vedrai che poi noi andiamo magari a prenderci il polpo, però è un ciclo che facciamo, dici? E cosa là?
e cerchiamo di far conoscere questo bel mare, che tutti vanno a fare il giro del mondo. Che bel mare che c'è qua, che bel mare che c'è là. Il nostro non lo conoscono nemmeno, perché se domattina venissero lì nella caletta dei bergamaschi, c'è un'acqua meravigliosa la mattina presto. Come certe acque si vede, che ti fanno vedere. Ecco, uguale. Forse più belle. Certo. Si vedono i pesci, si vede di tutto e ci si gode il mare a metri zero, senza prendere aerei, treni e altro. Capito, allora, questa esortazione del bravo Patrucco, vediamo di seguirlo un po', specialmente i giovani, i bambini, portiamoli, avviciniamoli al mare. È compito nostro farlo, è dovere nostro. Certo. Loro apprendono quello che noi gli insegniamo. Cerchiamo di insegnare, ecco, insegnare è una parola grossa, però con l'esperienza qualcosa di trasmettere. Ecco, cerchiamo di andare avanti, speriamo di andare avanti. Grazie Alberto Patrucco. Grazie sempre a voi della presenza. Tanti auguri a voi. E grazie a Televaranze, sempre a Televaranze. Bellissima esposizione. Ciao. Ciao Piero, grazie a te. Lorenzo Ravano, Protezione Civile, è lui. Sei tu. Sai che la novità di questa sera è che non piove rispetto all'anno scorso. Abbiamo buone speranze che finisca bene, che finisca dal punto di vista, no, così tanto perché lo sappiano tutti almeno, no? Mi sembra giusto. Certo. Grazie di essere venuti, Lorenzo, grazie di essere qua. Ecco. Cosa proponete voi? Allora, proponiamo soprattutto, parte da una collaborazione con l'Associazione Pesca Sportiva, senza la quale questa cosa non si potrebbe fare, e per cui partiamo dal pescato del giorno, che è mi viene da dire il raccolto, qualcuno non si offenda, ma non ho termini migliori adesso, che dei pescatori, il pescato di oggi dei pescatori dell'associazione, mista delle cose che ci mettiamo insieme per fare la frittura mista, ma il core business di questa cosa qui sono veramente i pesci del nostro mare. E soprattutto freschi, igienicamente a posto, chilometro zero, presi dal pescatore, seguita la profilassi di legge e messi a friggere, ecco, nell'olio. E come vedete rende, perché diciamo di gente. Spiegami un po' cosa cucina intanto. Allora, cosa cucina? Abbiamo impegnato un sacco di gente, più un sacco di gente nella logistica, perché questa cosa parte dalla mattina alle 6 di oggi, tra sistemare tutto, tra alzare questo, tra fare la protezione del pavimento per non sporcare il selciato del molo, tra per mettere a posto la gente seduta quasi comodamente sui nostri tavoli. Abbiamo diviso 3 gazebi in un'area preparazione, che prende 3/4 del nostro spazio, in un'area cottura, che è qui dove si sta friggendo, e in un'area distribuzione che è di là, dove c'è la cassa e dove c'è oltre quel tavolo. Per cui abbiamo cercato, questa è una superficie di 9 m x 3, quindi circa 27 metri quadrati, non è tanto, soprattutto perché siamo molta gente a lavorare qua a rotazione, ma ci siamo. Ecco, quante persone hai impegnate qui dentro? Ma contali, siamo 15 tra quelli che sono dentro e quelli che sono fuori, le presenze sono di più per chi è arrivato prima, se n'è andato dopo, insomma per chi è arrivato e ha fatto un transito, per chi tornerà dopo, per chi smonterà, per chi ha caricato, per chi scaricherà domani, per chi ha fatto la spesa, per chi ha fatto la comunicazione, insomma un po' di lavoro c'è. Di coordinamento c'è. E penso che vi diranno la stessa cosa nello stand dell'Associazione Pesca Sportiva, che è proprio attaccato al nostro. Ecco, e che ci consente di celebrare questa collaborazione. Così a volo d'uccello spiegami queste postazioni. In queste postazioni qui infariniamo, la telecamera lo dice da sola, vede la farina dove i pesci vengono presi, vengono prima puliti, vengono passati poi nella farina, dalla farina vanno nell'olio, dall'olio vanno dentro le vaschette, dalle vaschette vanno a chi li consuma, né più né meno. Dietro questa cosa ci sono i corsi ACCP, ci sono i corsi OSA, c'è l'igiene alimentare, insomma, quindi anche un po' di preparazione. Qui ci sono le friggitrici, e il nostro problema è sempre quello di raggiungere una temperatura decente, soprattutto per alcuni prodotti surgelati tipo le patate, che insomma oggettivamente non si possono manipolare fresche e che quindi hanno sempre un po' un problema di temperatura, perché noi non siamo rosticeri, noi andiamo a spegnere incendi boschivi quando capita, andiamo a spalare l'acqua e il fango, poi capita che facciamo anche queste cose, ma è un fatto straordinario sotto molti punti di vista poter realizzare questo, e quindi ha una sua... Vediamo i totani pronti, abbiamo i residui di una cassetta di acciughe, che comunque finirà anche questa. Abbiamo chi si occupa della distribuzione, di riordinare tutto, un po' il regista della situazione, il numero 10 della situazione, non un falso 9 ma un numero 10. E qui abbiamo la distribuzione, dove solo apparentemente più tranquillo, ma dove poi viene consegnato quello che viene prodotto.
non si può non dare del pesce fritto senza dare un goccio di vino bianco. E sicuramente non abbiamo il sommelier, abbiamo un'apparecchiatura che igienicamente però garantisce un ottimo livello di pulizia e di igiene, e abbiamo anche il nostro sommelier temporaneo che è stato sommelier dalle 5 fino a mezzanotte, poi torna a fare l'elettricista che pare gli riesca molto meglio, e né più né meno. Vieni, tu non mi abbandonare, eh? No, non ti abbandono. Ecco, siamo arrivati, fermi tutti, siamo arrivati qui, guardate, tutte le persone che si affacciano qui alla cassa per fare prendere il biglietto. Abbiamo visto una coda molto lunga. E... beh, alla gente piace, sì. Alla gente piace, sì, certo. È una tradizione ligure, credo, certo. Si fa in tanti posti, cioè finito qui sarà possibile. Stai qui. Sarà possibile comunque da quelli che lo fanno professionalmente poter approfittare di una cosa del genere, certo. In effetti però il plusvalore di questo è l'associazione pesca sportiva che ci fornisce con lo sport dei suoi associati gran parte del pesce fresco, gran parte del pesce fresco, sì. Poi siccome noi ci cauteliamo ci mettiamo delle altre cose, perché proprio il fatto di pescare in diretta, se il mare è un po' così, se il giorno è un po' così, cerchiamo di offrire comunque alla gente quello che abbiamo promesso. Diciamo che questa sera Varazze si è presentata col suo pesce. Ma, col sì, suo pesce. Sì, 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 e poi abbiamo al modo gli associati dell'associazione pesca sportiva di spiegare anche come succede questa cosa. È una cosa che capita solo questa sera, per quanto ne so io. Inoltre poi con l'amicizia dei chioschi del Molo siamo riusciti a far arrivare anche DJ Bond, che con la sua musica anche a fornelli spenti ci darà una mano a far felice le gente che sono bella. Venuti qua. Così la festa è bella, è completa. Completa, certo. Bravo Lorenzo, ti ringrazio, faccio sempre i complimenti come sempre, perché il vostro impegno civile è anche girato così. È una cosa molto bella, importante, che fa vedere una bella Varazze, una bella realtà di Varazze che c'è, esiste. Bene, bene. È vero? Vi ringrazio di essere qui come tutte le volte, di documentare tutto quello che facciamo, perché altrimenti certo, ne perderemo traccia. La gente deve saperlo, quello che succede. Ciao Lorenzo. Grazie, buona serata, auguri e complimenti a te. Grazie. Ciao. Ecco, in ultimo voglio andare qui invece dalla cassiera, la Claudia che cerca sempre di sfuggire e invece io la guanto, ecco, sì. Le dico rimani qui. Claudia, allora la cassa questa sera va bene? Sì, sì, sì. Sta funzionando bene, abbiamo visto una fila. La fila c'è, la gente aspetta. Senti, allora spiegaci un po' invece l'economia, ossia. Allora, il costo, noi cerchiamo di tirare su un po' di fondi, sì, per la nostra associazione, certo, per i DPI che sarebbero i dispositivi. Però voi allora che cosa proponete qui? Qua, cosa menù? Facciamo stasera? Una facciamo il fritto misto. Ecco. Qua c'è tutto l'elenco, facciamo il fritto misto del pescato del giorno, a cui uniamo le acciughe e i calamari, diamo il vino bianco e le patatine fritte. Direi che insomma non male, eh? Ah no. È vero Claudia? Sì, sì, giusto per un aperitivo. Questa sera è stata una bella serata, il sì, tempo ha agguantato. Abbiamo la musica, come, il tempo e abbiamo è bello. Anche la musica. Ciao Claudia, ciao, grazie, buona complimenti. Buona, grazie. Ciao, come sempre. Ciao. Che bella coppia, eh? Ah sì, eh? Ciao. Ecco, Piero Perata è uno degli iscritti della pesca sportiva di Varazze ed è uno di quelli che ha provveduto il pesce che questa sera salta in padella, pescato e fritto. A chilometro, a metro zero. Metro zero, metro chilometri zero. Qui non esistono. Abbiamo qui davanti il mare dove avete pescato. Cos'è che avete pescato? Abbiamo preso bughe, qualche sugarello, però più che altro bughe. Tutta roba per frittura, sì, che va benissimo. Frittura è la migliore, mischiata con i totani diventa un piatto eccezionale. Bene Piero, logicamente sei andato con la tua signora, sì, che ora poi chiaro, la intervistiamo, poi bene. Non scappa, eh? No, no, ora ti lascio andare a mangiare. Grazie, che noi andiamo viene un momento freddo. In cucina, ti viene freddo, ciao. Ecco, ecco, fiore fiore. Questo signore è secondo ad Alberto Patrucco, sì, è un po' il vicepresidente segretario di questa la bella associazione, che abbiamo visto quanto riesce a fare e vuole fare per la nostra pubblicizzare un po' il nostro mare. Prerogativa e far conoscere il nostro mare, in particolare i pesci che vivono nel nostro litorale. Quindi presentiamo
specialmente ai ragazzini delle scuole, quelle che sono i pesci che vivono in questi scogli qua, quindi le donzelle, i paraghi, i saraghi, le bughe, e quindi è una cultura del mare che noi cerchiamo di insegnare. E abbiamo approfittato di queste belle giornate anche per offrire alla città di Varazze il pescato del mare di Varazze ai concittadini e ai turisti. Quindi una serata un po' così conviviale. Pesca e frigio. Con pesce fresco. Pescato sicuramente fresco, chilometri, buone fresco, chilometri zero. Chilometri zero, ok. Bene, grazie. Ringraziamo il segretario di questo bel sodalizio. Tanti auguri, come buona, si dice, buona pesca lo stesso. Ciao Fiore, grazie. Ciao, ciao. Impegnatissimo Marco D'Aliesio, ti abbiamo tirato fuori dalla cucina, dalla cucina stasera, che stai dirigendo come un direttore di orchestra. Mi hanno infilato al passo questa sera, allora stiamo dividendo patatine, fritti misti, stiamo cercando di andare più veloci possibili perché per fortuna la coda è tanta. C'è ancora gente, sì. Abbiamo iniziato presto alle 6:30, però vediamo che la gente continua a arrivare. Sta tirando, meno male. Sta funzionando, sì, dai. Contrariamente all'anno scorso. Esatto, ci possiamo lamentare. Bello impegno anche il vostro, direi, anche questo, dai. Grazie Marco, di essere venuto, ti lascio ciao, al tuo lavoro serata. Grazie, ciao. No, presidente, dimmi. Domenico, la telecamera è là. Dimmi. Ecco, vabbè. Mi sono seduto qui io a tavola, guardavo lui perché... Ma ha detto guarda il presidente. Domenico no, Domenico è un responsabile anche lui di questa pescata, ed è un, direi, un simbolo di questa pesca sportiva di Varazze, un vecchio pescatore, diciamo, sappiamo che hai contribuito molto a rifornire questa serata, è vero Domenico? Certamente, ma non solo io, molta altra gente, tutti insieme, poco per volta, abbiamo messo insieme un certo numero di pesce e abbiamo aiutato. Ma siete partiti dicendo vago a pescare bughe, vago a pescare ruelli, vago a pescare cusse. Siamo partiti per dire andiamo a pescare bughe perché sono ciò che va, e andiamo a cercare anche piscine, ecco, perché se frisano ci bene. Insomma, direi che siamo riusciti. Una si sbaglia e una buca così, mi ha detto, ma beh, un errore lo possono fare anche le buche, sai, non è che siano proprio così. Questa è una coppia fortissima. È benissimo. Quando siamo soli siamo i migliori, guarda, io glielo certo. Sempre detto. Siete quelli che reggono tutta la storia. Che reggono magari no. Il bicchiere, ecco, il bicchiere lo reggiamo ancora. Io propongo un bel brindisi ai nostri pescatori. Brindisi. Ciao. Sì. Ciao. Ecco. E a te le Varazze che c'è sempre anche presente. Ciao Gianna. In tutte le ciao manifestazioni di Varazze. Cin cin. Salute. Grazie. Salute. Grazie. Ip. A noi. Urra. Ecco, bellissimo questa tavolata che ormai si è ridotta. Mario. Mario, davvero quando non c'eri?